Faccio vedere la colazione ideale per il tuo segno zodiacale e la colazione per la bilancia e pancakes. Ho preso tutto su Facebook da Grazia. Il caffè ideale per il tuo segno zodiacale e ho per la bilancia è espresso. Benvenuti in un nuovo video. Da come avete letto dal titolo, oggi mangerò in base al mio segno zodiacale. Non so proprio come si chiama questa challenge, però l'ho vista molto girare sul web e quindi ho voluto provare anche io. Ho visto tramite Facebook una pagina, ma voi avete visto tutto, e a me diceva colazione, visto che sono del segno della bilancia, pancake e espresso. Voglio fare già una piccola parentesi. Pensate che perché stamattina mi sono svegliata presto, perché ci vuole tanto preparare questi pancake, almeno cioè ci devi stare comunque dietro ogni volta a girarli, fare pure lì per fare l'impasto, è un procedimento molto lungo, ma vi lascio tutto nell'info box perché le ho fatte anche insieme a voi. Sono i pancake, proprio la ricetta originale americana. Pensate che io invece di fare l'espresso avevo fatto già il caffè e latte, perché ormai chi mi segue, chi è all'inizio, quella prima challenge che vedete, io sono proprio ogni mattina non può mancare la mia tazza di latte e caffè. Quindi io sono andata proprio mirata, per poi, quando mi sono seduta, ho detto: no, vabbè, ma io non devo prendere questo, io devo fare l'espresso normale. Poi, vabbè, ho detto: ma non ti preoccupare, lo bevo io, fatti l'espresso, quindi. Vabbè, piccola parentesi. Ho fatto questi pancake con la nuova crema Fit Porno Cheesecake a fragola. Anche di questa trovate il video sul canale. L'ho presa sul Supplement. Avete sempre il mio codice sconto, lo sapete ormai. Vi lascio tutto scritto giù nell'info box, non mi voglio dilungare. Allora, e sopra ho messo questi fantastici frutti di bosco. Fatemi sapere se volete vedere anche mangio per 24 ore come il mio ascendente. Così io ve lo faccio. Da come avete visto, mamma mia, assaggiamo. Questa crema è buonissima. Sembra proprio di mangiare il gelato fior di latte. Buono, buono, buono. Poi morbidissimi, mamma mia. Non il gelato fior di latte, ma fior di fragola. Io mi confondo sempre. Mamma mia, che buoni. Io non finirò mai di dirlo che sono buonissimi. Comunque il mio segno non poteva non essere colazione pancake, cioè non poteva, non poteva. L'unica cosa che non ho trovato dalla stessa persona è come si chiama? È la cena. La cena non l'ho trovata, però sono andata su internet, ho cercato un po' e poi mi è uscita la cena. Raga, lo rifarò sicuramente. Se siete un amante tipo come mio, della frutta di fragola, frutti di bosco, questa la dovete prendere, questa crema. Adesso, caffettino. Ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Poi non c'era un granché per quanto riguarda il pranzo e quindi ho scelto questo qua ed erano gli unici veramente. E quindi per la bilancia è lasagne, quindi fenomenale. Qua con il pranzo, da come avete visto, il mio segno zodiacale propone la lasagna, cioè io adoro, è proprio il mio segno zodiacale. Infatti, se vedete, che poi vedrete negli altri passi, poi vi metterò anche le calorie nel titolo, è una bomba calorica il mio segno zodiacale, ma vabbè, ci sta. Allora, io direi di assaggiarla subito questa buonissima lasagna preparata da mamma. Io la amo la lasagna. Mmm,
Mamma mia, che buono. Brava mamma. E quindi niente, anche il pranzo è andato e noi ci vediamo dopo. La merenda, ho deciso di prendere sempre questa dicitura qua, visto che erano più snack, sia dolci che salati, che si potevano comunque prendere comunque per la merenda e per la bilancia, la chips, quindi patatine. Ottimo! Come avete visto, il mio segno riportava comunque patatine e quindi, visto che non specificava proprio il marchio, io ho fatto a gusto mio e ho scelto l'oro, che praticamente sono è la sottomarca, cioè queste sono delle Eurospin, però è la sottomarca di, non ricordo proprio come si chiama quello originale, comunque io le chiamo nuvolette, non so se hanno un nome in particolare, ma io le chiamo nuvolette, sono le mie patatine preferite, io, ok, sì, buone quelle a pomodoro della San Carlo, eccetera, le rustiche, buonissime, un po' tutte le patatine, raga, alla fine sono tutte quante buone. Però queste, non lo so, in assoluto sono le mie preferite. Sono un po' quelle patatine che si danno ai bimbi. Ecco, io le amo e poi amo specialmente loro la sottomarca. Che a volte, raga, veramente i prodotti della sottomarca sono buonissimi. E questi qua sono della Mambo Kids. Ma proprio questo marchio in generale fa delle patatine buonissime. Pure quelle lì, io non mi ricordo i nomi delle patatine, scusatemi. Tipo Simmel Virtual, cioè stavo facendo il pezzotto. Ok, tralasciamo il mio napoletano, ma la sottomarca sono molto più buone di quelle originali. Comunque, chiudiamo questa parentesi. Loro le chiamano le sfogliate, ma forse le originali si chiamano nuvolette. Adoro. Però ce le dico io, no? No, ma devo andare a vedere. Solo quelle della Penny si chiamano nuvoletta, patatine nuvoletta. Siete arrivati fino a questo momento del video, fermate e scrivetemi qual è il vostro gusto di patatine preferito. Sapevo. Ultime patatine. Noi ci vediamo dopo con la cena. E poi, visto che per la cena non c'era un granché, scusatemi se siete sfogato, ma vi giuro che non ho trovato niente. E per la bilancia io ho messo pizza e mi è uscito Margherita. Eccoci qua con il penultimo pasto di questa challenge con la cena. Io rido perché c'è anche mia sorella qua che mi sta facendo Ciao compagnia a tutti. e quindi ci mangiamo la pizza insieme. Lei ha preso la mimosa, io non posso mangiarla. E io Margherita, quindi tagliamo. Poi per questo motivo vedrete tutto velocizzato perché sicuramente chiacchieremo nel mentre. Ma lo adoro, io poi amo la pizzeria cioè amo la pizza di questa pizzeria. No, la vivo come dalla pizzeria di questa pizza. Io Margherita, da come ha detto il mio segno, che poi è vero, quasi stava scritto mimosa. Questa di grazia mi ha vinto proprio. Ovviamente Coca-Cola zero perché non è specificata. È più sottile rispetto alle altre volte. Pizza. Sto godendo proprio.
Tra una chiacchiera e l'altra la pizza è conclusa, era proprio buona, super sottile, morbida, buona, buona, buona. E quindi niente, noi ci vediamo con domani mattina con l'ultimo passo di questa giornata. Visto che ho sempre una 24 ore, quindi io dovevo sempre fare qualcosa di dolce a colazione il giorno dopo, ho preso quest'altro qui, è il dolce ideale per il tuo segno zodiacale. E ho per la bilancia e cheesecake a frutti di bosco, quindi perfetto. Buongiorno, eccoci qua con l'ultimo pasto di questa challenge e il mio segno diceva cheesecake. Cheesecake super veloce da fare. Pensate che ho preso 7 biscotti, l'ho tritati e ho visto che è una challenge, non ho badato a calorie, infatti solo questa bomba di cheesecake ha 450 calorie, quindi per dirvi che questa challenge è già di 3000 calorie, cioè 3000 calorie. E comunque io ho utilizzato dei biscotti secchi, 7 biscotti con un po' di latte, ho frullato il tutto, ho fatto la base ovviamente in un coppa pasta e poi ho aggiunto lo skyr del Lidl perché è molto più cremoso, simile un po' a Philadelphia, sempre yogurt greco dolcificato e poi stamattina ho messo la marmellata sopra. Quindi vediamo. A me poi in generale piace con il biscotto alto, non mi piace tipo un biscotto sottilissimo e poi tutta tipo Philadelphia, mascarpone, eccetera, perché l'originale si fa così. Io invece la preferisco con il biscotto alto. Ma poi con i biscotti secchi, super zuccherati, cioè, di che vogliamo parlare? Super biscottoso. Super cheesecake andata, era buonissima. Spero che anche questa video challenge vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!